Ciao, benvenuto e benvenuta in questo viaggio. Continuo a chiamarlo immenso viaggio. Torniamo oggi alle lezioni complete, abbiamo finito il quinto ripasso. Per chi non ha il libro con sé, lo informo che siamo nel libro degli esercizi, quindi nella parte di Un Corso in Miracoli che è destinato agli esercizi e ai ripassi e che è diviso a sua volta in due parti. Noi ora siamo nella parte 1. Il libro poi, come spiegavo nell'introduzione, è diviso in tre parti, quindi c'è il testo, la parte degli esercizi e poi la parte che si chiama manuale per gli insegnanti. E giusto per chiudere questa curiosità magari che è nata, un insegnante non è nient'altro e semplicemente colui che in qualche modo, da qualche parte, ha fatto una scelta deliberata in cui non ha visto i propri interessi separati da quelli di qualcun altro. E quindi, come dice il testo, una volta che ha fatto ciò, la sua strada è stabilita e la sua direzione è certa. Una luce è entrata nell'oscurità. Può trattarsi di una luce sola, ma è sufficiente. È diventato un portatore di salvezza. Chiudo parentesi e inizio subito la lettura della lezione numero 181, per la quale ti invito a leggere l'introduzione che ho pubblicato prima di questo audio. Buon ascolto. Lezione numero 181. Io ho fiducia nei miei fratelli, che sono una cosa sola con me. Aver fiducia nei tuoi fratelli è essenziale per instaurare e mantenere la tua fede nella tua capacità di trascendere il dubbio e la mancanza di ferma convinzione in te stesso. E tu non trascenderai la loro vista e non vedrai l'assenza di peccato che sta al di là. Pertanto, nel fare pratica oggi, prima di tutto lasciamo che tutti questi piccoli punti focali cedano. Cedano il posto al nostro grande bisogno di lasciare che la nostra assenza di peccato diventi evidente. Istruiamo le nostre menti dicendo loro che è questo che cerchiamo, e solo questo, solo per un po' di tempo. Non ci curiamo dei nostri obiettivi futuri, e quello che avevamo visto un istante prima non ha alcun interesse per noi all'interno di questo intervallo di tempo in cui ci esercitiamo a cambiare il nostro intento. Noi cerchiamo l'innocenza e nient'altro. La cerchiamo senza alcuna preoccupazione che non sia il momento presente. Uno dei principali pericoli per il successo è stato il coinvolgimento con i tuoi obiettivi passati e futuri. Ti sei molto preoccupato di come gli obiettivi raccomandati da questo corso siano estremamente diversi da quelli che coltivavi prima, e sei anche stato costernato dal pensiero deprimente e restrittivo che, anche se tu dovessi riuscire, perderai inevitabilmente di nuovo la strada. Che importanza può avere ciò? Perché il passato se n'è andato, il futuro è solo immaginato. Queste preoccupazioni non sono che difese contro l'attuale cambiamento del punto su cui focalizzi la percezione. Nient'altro. Mettiamo da parte per un po' queste limitazioni senza senso. Non guardiamo le credenze passate e quello che crederemo non interferirà. E quello che crederemo non interferirà con noi ora. Entriamo nel periodo di pratica con un solo intento, quello di vedere l'assenza di peccato interiore. Riconosciamo di aver smarrito questo obiettivo se la rabbia ci blocca la strada in qualsiasi forma. E se ci imbattiamo nei peccati di un fratello, la nostra ristretta capacità di focalizzazione limiterà la nostra vista e porterà i nostri occhi a vedere i nostri errori, che ingigantiremo e chiameremo nostri peccati. Così, per un po' di tempo, senza riferimento al passato o al futuro, se dovessero emergere simili blocchi, li trascenderemo istruendo la nostra mente a cambiare il punto su cui si focalizza, mentre diremo: non è questo quello che voglio vedere. Ho fiducia nei miei fratelli, che sono una cosa sola con me. E useremo questo pensiero anche per mantenerci al sicuro per tutta la giornata. Non cerchiamo obiettivi a lungo termine. Man mano che ogni ostruzione sembra bloccare la visione della nostra assenza di peccato,
cerchiamo soltanto di sospendere per un attimo la sofferenza che deriva dal focalizzarci sul peccato e che rimarrà non corretto. E non chiediamo fantasie, perché quello che cerchiamo di vedere c'è veramente. E mentre la nostra focalizzazione andrà al di là degli errori, vedremo un mondo interamente senza peccato. Quando vedere questo sarà tutto ciò che vorremo vedere, quando questo sarà tutto ciò che cercheremo in nome della vera percezione, gli occhi di Cristo saranno inevitabilmente nostri. E l'amore che Egli sente per noi diventerà anche il nostro. Questa diventerà l'unica cosa che vedremo riflessa nel mondo e in noi stessi. Il mondo che una volta proclamava i nostri peccati diventa la prova che siamo senza peccato. Ed il nostro amore per tutti coloro su cui volgiamo lo sguardo testimonia che ci siamo ricordati del nostro sé che non conosce peccato e che non ha mai potuto concepire nulla senza la sua assenza di peccato. Cerchiamo questo ricordo mentre oggi volgiamo la nostra mente alla pratica. Non guardiamo né avanti né indietro. Guardiamo diritto nel presente e diamo la nostra fiducia all'esperienza che chiediamo ora. La nostra assenza di peccato non è che la volontà di Dio. In questo istante il nostro valore è uno con il suo. Questa lezione ci invita a cambiare il punto in cui focalizziamo la nostra percezione. E in questo modo, di conseguenza, cambierà anche quello che vediamo e quello che percepiamo. Questo già lo sappiamo, sono parole che in tante frasi si leggono, ma non mettiamo in pratica così facilmente. Vorrei ampliare un po' questo concetto di fratello, appunto per decodificarlo dal termine religioso e dargli una nuova vita. Quindi è importante ricordare che la mente uno, si è frammentata e in questo modo noi la percepiamo come separata in diverse identità che riconosciamo sotto forma di corpi. Quindi sono diverse esperienze di queste menti e ognuna di queste esperienze è proiettata in uno spazio fisico che sono altri corpi. Quindi questa mente che vedi fuori e che il corso chiama fratello, a volte dice cose con le quali non sei d'accordo, oppure è capace di ferire un altro fratello o ferire te. Questo perché lui ha vissuto esperienze diverse, ma questo non significa che lui sia anche parte di te. Tutti siamo parte di una stessa mente. So che con la mente non possiamo concepirlo, però siamo parte di un'unica creazione, siamo parte di un unico pensiero della vita e nonostante ciò ci crediamo separati e questa mente percepisce tutto attraverso diversi punti di vista e da ognuno di questi punti di vista ha avuto esperienze che probabilmente gli hanno causato delle ferite, dei dolori, dei dubbi, delle paure, che non sa come guarire, esattamente come te, come me, come noi. Detto questo, non tutti hanno deciso di mettersi in un cammino di comprensione, di liberazione, di libertà. Quindi quando comprendi questo, già hai fatto un grande passo verso la tua pace e verso la cura di questa mente o di questo fratello, che comunque è parte di questo insieme che siamo. Ci viene ricordato di avere fiducia nelle persone, nonostante vivano e manifestino la loro vita in modo diverso. Ci viene ricordato di avere fiducia nelle persone, nei nostri fratelli. Ripeto questa parola perché possa diventare sempre più morbida. Queste persone, questi fratelli che, nonostante manifestino le loro esperienze di vita in modi diversi dal mio, sono comunque uno con me.
Ovviamente qui non si intende di avere fiducia nell'ego che si sta proiettando in questi corpi, di queste persone, ma avere fiducia nella loro essenza divina, nella loro purezza, nella loro vera origine, nella loro verità, in ciò che sta al di là del peccato e della colpa. Quindi le due chiavi di oggi essenziali sono non giudicare, non rinforzare gli errori, né i tuoi né quelli degli altri. Stai nel momento. Non lasciare che il futuro o il passato influiscano in ciò che hai deciso di fare oggi. Quindi non lasciare che il futuro, i piani, i desideri, le aspettative, i sogni influiscano. Questi desideri dell'ego, perché qualsiasi cosa che immagini sarà comunque limitato da questo desiderio, per quanto bello sia. E non lasciare che questo limiti ciò che lo spirito ha in serbo per te, che è molto più grande, è molto più vasto e che tu non puoi pensare. Per quanto riguarda il passato, invece, smetti di andare nel passato e riportare ancora e ancora quell'errore al presente. Non lo rinforzare, non cercare la colpa nell'altro o non insistere nella tua propria colpa. È lì dove avviene il perdono, l'accoglienza e l'accettazione del fatto che ciò che pensavo di pensare, ciò che ho pensato fosse vero, era tutto frutto della proiezione nata da un mio pensiero. E in quel momento è accaduta esattamente l'unica cosa che poteva accadere. Non poteva essere in un altro modo. Per il tuo stato di coscienza, per lo stato di coscienza della persona coinvolta in qualche episodio non piacevole della tua vita, non poteva avvenire nient'altro di diverso da quello. E poi il testo ci invita a lavorare oggi. Oltretutto non è tuo compito condannare o giudicare. Lascia pure questo compito all'amore, all'intelligenza della vita, che saprà cosa fare. Poi nel piano umano, certo, farai ciò che sentirai di fare, includendo questo viaggio o a volte no. Deciderai di fare ciò che in quel momento sarà la tua volontà. Probabilmente ti distanzierai da qualcuno, attuerai cose pratiche, non lo so, mi viene in mente denunciare, no? E tutto ciò avrà delle conseguenze apparenti sul piano umano. Ma in ogni caso non ti fermare lì, guarda oltre il peccato e rimani in quello stato in cui non vai né nel passato né nel futuro. E ricorda di farlo almeno per un istante e fallo almeno oggi. Fallo oggi. Qualsiasi rivoluzione avviene lavorando, non mi viene un'altra parola in questo momento, nell'oggi, nell'adesso. Cambio la prospettiva, cambio il punto di vista, cambio la mia azione adesso. Ed è adesso, dopo adesso, che la vita fiorisce. Sai che trovi il testo nel profilo Instagram Leggendo Miracoli e mi ritrovi qui con la lezione numero 182. Buona giornata.